Allora, Soap Opera è il suo terzo film da regista, dopo il successo della peggior settimana della nostra vita e il peggior Natale della mia vita, circa 19 milioni di incasso. E sente il peso di doversi ripetere? Sinceramente no, spero di ripetermi, però non sento pesi, soprattutto in questo momento che è quello in cui sto girando e penso principalmente a quello che devo girare oggi pomeriggio, che è anche abbastanza complicato. È un film che si pone comunque come obiettivo quello di essere un film commerciale, nonostante abbia anche delle altre ambizioni al suo interno. Me lo auguro, mi auguro che venga apprezzato dal pubblico così come sono stati i due precedenti, insomma. Ci può parlare di soap opera, com'è questo titolo, fa parte di una trilogia e se può spiegarci anche la storia, come si svolgerà? No, di una trilogia spero ne farà parte in futuro, però per il momento è un film unico. È un film che parla molto di amore, per cui mischia almeno tre generi, uno dei quali è la commedia, appunto, mischiata a del melò, perché appunto tutti sono abbastanza travolti dall'amore e dai sentimenti e alla fine del film le vite di tutti i protagonisti sono in qualche maniera stravolte. Volte cambiate proprio perché per l'amore, perché è l'amore a guidarli. C'è anche del noir, perché succedono delle cose, insomma, che hanno il carattere di quel tipo di cinema lì. Io spero sia principalmente un bel film in cui la gente possa riconoscersi nonostante stia vedendo un mondo che non esiste, no? Ma che sembra più vero del vero, per cui a guardarlo bene, secondo me è proprio quello in cui viviamo. Semplicemente sono state tolte tutte le cose brutte perché già le vediamo tutti i giorni le cose brutte, quindi vederle anche al cinema mi sembra veramente troppo, ecco. Lei torna sul set con Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi, squadra che vince non si cambia? Sì, sicuramente sì, ma in più io vengo dal teatro, quindi ho fatto l'attore per 15 anni, ho lavorato in teatro per tanto tempo, insomma un po' di tempo. E l'idea di avere una compagnia che anziché fa girare l'Italia con gli spettacoli, gira i film, è una cosa che mi piace, mi fa sorridere, diventiamo un po' una famiglia che si cambia dei vestiti, si mette dei cappelli diversi. Recita dei personaggi diversi, ma si conosce bene. Per me è un vantaggio perché conoscere gli attori che dirigerai è sicuramente più facile che il contrario. Ecco. Ed è una storia a episodi, e una commedia degli equivoci, e come mai questo cambiamento anche rispetto alle commedie precedenti? Ma il cambiamento rispetto alle commedie precedenti è perché se si cambia e si migliora è sempre meglio che stare fermi e fare la stessa cosa, no? E, non è una commedia degli equivoci e non è un film ad episodi, è un film unico nel quale vengono raccontate varie storie che però si mischiano assolutamente in una storia sola. Ecco. Lei ha scritto anche la sceneggiatura e ha scritto anche la sceneggiatura di altri film come Happy Family. E si sente più regista o sceneggiatore? Mi piacciono tutte e due le cose, nel senso che avere la possibilità di avere 6 mesi in cui pensi e scrivi l'idea nuova che hai avuto e avere altri 6 mesi in cui la giri e la monti, trovo intanto sia davvero da privilegiati e ringrazio il cielo che questo sia successo a me. È molto bello scrivere ed è molto bello dirigere, sono due cose diverse, ma anche da un punto di vista personale, nel senso che una è così una disciplina, un'arte, quella della scrittura che prevede la solitudine e l'altra invece che è assolutamente sociale, per cui ti ritrovi a vedere, a dover parlare quotidianamente con almeno 90 persone, no? Quindi mi piacciono tutte e due le cose, spero di continuare a farle entrambe. C'è una figura anche tra sceneggiatore e registi che a quale si ispira, anche italiana o straniera, e se in qualche modo ha ripreso anche il tema di Amanite dell'ultimo Capodanno nel suo libro. È un libro molto bello, però no, sinceramente no, perché quel racconto ha così tutta una parte pulp che invece qua non c'è, insomma qua si va più nella commedia e più nel melò. A me piace, insomma, preferisco in generale il cinema anglosassone, sono
per me di riferimento alcuni registi come Gondry, come Spike Jonze, come Wes Anderson, quindi con gli sceneggiatori che vanno da Kaufman a Roman Coppola e quelli. Non per presunzione, però non riesco molto non mi sento molto vicino al cinema italiano. Ecco. Grazie mille, in bocca al lupo.